Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi scopriamo come prendere il gattino, che in realtà è molto sceno, anche se io sono un possessore di gatti e li amo alla follia, ma è veramente, veramente brutto. Ebbene, dobbiamo andare ovviamente al nostro appartamento, ma prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Comunque, uscendo dal nostro appartamento, quindi ricordiamoci dove siamo. Mega edificio, c'è il teletrasporto qui di fianco. Dobbiamo, dando le spalle al nostro appartamento, andare sulla nostra sinistra. In fondo al corridoio, leggermente sulla destra, troveremo il nostro bellissimo ciotola del gatto da riempire, chiaramente. Se guardiamo la parte del pavimento sporco e carafaggi, ci sarà un dar da mangiare al gatto. Prenderemo lo shard. Lo dovremo ovviamente leggere per ovvi motivi. Qualcuno dia da mangiare al gatto, va tutto bene, preferisce il pollo, basta fare pss 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 e arriva di corsa. Ovviamente dobbiamo trovare il cibo per il gatto, a meno che chiaramente non ce l'avete già. Bene, ci dovremo teletrasportare al parco industriale della Arasaka. Entrare ovviamente nel parco industriale dell'Arasaka. Se non l'avete mai fatto, sapete che è pieno di gente che vi vorrà uccidere. Un sacco, compresi di robot. Io l'ho fatto 2 minuti prima, come vedete. C'è gente che è in allerta, c'è gente che rompe i coglioni. Vabbè, dovremo prima di tutto andare a prendere una cosa in fondo dove c'è all'interno di questo bellissimo container. Ricordatevi, c'è una mina di disinnescarla. Io quasi ci esplodevo facendo una bellissima figuraccia. E all'interno del container troveremo chiaramente un bellissimo prototipo. Che schifo, non ci fa. Ma non è questo che siamo venuti a prendere. Dovremmo in realtà andare a prendere il cibo per il gatto. Tornando indietro dal container, o se non volete andare al container, chi se ne frega. Appena entrate sulla sinistra c'è una discesa con una porta. Entrerete nella porta e subito a sinistra troverete il cibo per il gatto. Una volta preso, tornate all'appartamento. Bene, una volta tornati all'appartamento, semplicemente potrete andare a dormire, quindi mettete il cibo dentro la ciotola e tornate all'appartamento e andate a dormire. Una volta risvegliati, uscite, ritornate alla ciotola e troverete il vostro bellissimo gattino. Bene, con questo è tutto. Noi ci rivediamo con i prossimi video che non saranno delle guide. E quindi, yeah! Le guide per i secret sono finiti per il momento. E niente, credo che la raccolta guide sia completata su questo canale. Noi ci rivediamo con i prossimi video, sempre dedicati a Cyberpunk, qui su Gaming Galaxy. GG a tutti quanti!